nuova viabilità, proteste a San Filippo, traffico in tilt in diversi momenti della giornata sulla via di Tiglio, non convince il nuovo assetto delle strade studiato per l'entrata in funzione del sottopasso. Caminetto vietato anche a Natale, nuova ordinanza antismog dei comuni della Piana di Lucca, in vigore dal 25 al 28 dicembre. Elezioni, c'è anche la lista di Pera, l'ex presidente del Senato sarà il promotore di una lista civica in occasione delle amministrative della prossima primavera. Rivive la magia del presepe vivente a Barga, grande successo della manifestazione giunta alla sua 36esima edizione. Una lucchese sempre più forte, a Piacenza i rossoneri tornano alla vittoria grazie ad una doppietta del loro centravanti. Tre viareggini per il pallone azzurro, Gori, Ramacciotti e Marinai, candidati alla vittoria del prestigioso riconoscimento assegnato al miglior atleta di beach soccer dell'anno. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo di traffico, di viabilità e delle proteste che sono scoppiate a San Filippo per il nuovo assetto della viabilità entrato in vigore con l'apertura del nuovo sottopasso in via Ingrillini. In diversi momenti della giornata si creano infatti code e forti rallentamenti al traffico. Vediamo il servizio. Ad appena tre giorni dalla sua apertura, il sottopasso di via Ingrillini sta già creando notevoli disagi al traffico di tutta la zona. O meglio, a creare problemi più grandi sono gli interventi alla viabilità realizzati in previsione dei maggiori flussi di traffico da parte degli uffici comunali. Residenti e commercianti denunciano il quasi totale blocco della circolazione nelle ore di punta e quando riaprono le sbarre del passaggio a livello su via di Tiglio. Anche l'istituzione del senso unico in via Sandei, col divieto di accesso proprio da via di Tiglio, obbliga i residenti della zona a svoltare unicamente da via Carignani, creando code anche in direzione di San Filippo. Voi dovete considerare la mattina e dal mezzogiorno e mezzo all'una e mezzo io purtroppo non esco più, ma proprio non esco più, perché chi gira, chi viene da Santa Gemma, da là, chiaramente vuole andare a diritto e ha la precedenza per antonomasia. Chi da via Ingrillini si vuole immettere nella parte attraversando il coso non lo può fare, perché qui c'è la fila di quelli che vogliono girare in via Ingrillini e di quelli che vogliono andare in su. Questi, non, no ragazzi, voi non avete idea. Come si vede dal cartello, c'è l'obbligo di girare a destra e chiaramente chi deve andare verso il centro deve fare un giro lunghissimo, deve andare fino a via Carlo Piaggia e fare un giro lunghissimo per andare verso Porte Elisa o questi posti qua. E lo rispettano questo obbligo di svolta a destra? Tante volte no, tante volte poi finisce che chi ha da girare a sinistra gira lo stesso, con conseguente coda si viene a creare in via Martini. Dal 21 lavoriamo ancora meno degli altri anni. Perché? Che è successo? Perché ci ha penalizzato il fatto che hanno messo il senso unico in questa strada. Basta soltanto dare un'occhiata e vedere quello che c'è qua. Basta. Pensavo che col sottopassaggio tutto si risolveva, invece peggio, molto peggio. L'assessore Marchini, quando venne presentato il piano della nuova viabilità, affermò che per giudicare l'efficacia degli interventi sarebbe occorso del tempo, ma l'opinione generale dei residenti della zona è che forse sarebbe stato meglio lasciare invariata la viabilità e semmai intervenire in un secondo momento. E a giudicare da questi primi giorni, forse sarebbe stata la scelta migliore. E adesso parliamo di nuovo dell'inquinamento, dello smog atmosferico, perché i comuni della Piana hanno emesso una nuova ordinanza antismog che tra l'altro vieta l'accensione dei caminetti anche nel giorno di Natale. Passare Natale o Santo Stefano in serenità con i familiari davanti al fuoco del camino nella Piana di Lucca non si può, almeno in teoria, perché i comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Monte Carlo hanno rinnovato per 4 giorni, a partire da domani e fino al 28 dicembre, l'ordinanza antismog che vieta appunto l'accensione dei caminetti per non aumentare l'inquinamento da polveri sottili.
È bene ricordare ancora una volta però che il divieto non riguarda le stufe a pellet, gli impianti ad alto rendimento termico e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. E il divieto non riguarda nemmeno le case poste ad una quota di altitudine di oltre 200 metri. Da vedere infine se i comuni daranno ordine alle polizie municipali di controllare pennacchi di fumo sospetti. L'ordinanza è in vigore nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30 e oltre all'accensione dei caminetti vieta la circolazione delle autovetture diesel e dei veicoli merci Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Siamo alla politica, alle elezioni amministrative, la prossima primavera a Lucca. Ci sarà anche una lista promossa dall'ex presidente del Senato Marcello Pera. Per le elezioni comunali a Lucca scende in campo anche l'ex presidente del Senato Marcello Pera. Non si candiderà a sindaco, ma sarà comunque il promotore di una lista civica che si chiamerà Liberi, nata dal movimento che ha sostenuto il sì al referendum costituzionale. Non a caso ad annunciare l'impegno di Pera alle amministrative è stato uno dei partecipanti a questo movimento, Francesco Colucci. Il movimento, si legge in un comunicato, vuole partire dalla base dei 336 aderenti ai comitati referendari ed è ovviamente aperto anche a nuovi ingressi. Si rivolge ai moderati democratici e riformatori che vogliono liberare Lucca da un sindaco, Tambellini, definito nocivo per la città. Il movimento di Pera infine è disponibile ad incontrare tutti coloro che vorranno confrontarsi per definire linee programmatiche incisive e di rinnovamento e valutare assieme le candidature a sindaco. Ci sono proteste da parte di Confindustria Toscana Nord per quanto riguarda il canone di concessione delle acque pubbliche 2016 che comporta cifre esorbitanti per le imprese del territorio. Si parla di aumenti fino al 1000%. Per fare un esempio, quindi, chi nel 2015 pagava 9.000 euro per questo canone si troverà adesso a pagarne 99.000. Ovviamente ci sono le rimostranze da parte di Confindustria Toscana Nord nei confronti della regione e l'associazione, si legge in un comunicato, continuerà a lavorare per mitigare almeno per il 2017 gli effetti di questa manovra. Andiamo in Versilia per la precisione a Seravezza, concerto di Natale alla Cappella di Azzano, riaperta questa estate. Dopo 4 anni è di nuovo Natale alla Cappella di Azzano. Con un grande concerto andato in scena mercoledì sera, la comunità della montagna seravezzina ha celebrato l'arrivo delle festività. È il primo Natale nell'antica Pieve Romanica dopo 4 anni di chiusura. Il concerto, dedicato alle musiche classiche natalizie, è stato curato dalla Filarmonica di Azzano. La serata condotta dallo storico locale Ezio Marcucci e da Marina Marrai. Ad esibirsi davanti al pubblico, come mostrano le immagini di Luca Avenante, le classi quarta e quinta della scuola primaria Italo Calvino di Ripa. Oltre agli studenti anche Donatella Carli, Felice Salvatori, Remo Verona. Tra gli interventi più attesi, quello dell'associazione Alexander Mattei, che ha devoluto una cifra consistente alla Filarmonica di Azzano per la diffusione della musica nei giovani e in memoria dell'ingegnere Andrea Tonacci, seravezzino scomparso prematuramente di recente. È stata una riapertura sofferta, quella della preziosa Pieve di Michelangelo, avvenuta la scorsa estate, per la quale si era costituito un comitato di salvataggio che per anni ha lottato per raccogliere fondi tra la CEI, le banche e soprattutto tanti comuni cittadini che hanno contribuito alla riconquista di un gioiello architettonico della Versilia. E adesso ci spostiamo a Borgo a Mozzano per la serata di auguri organizzata dalla locale Misericordia. Ritrovarsi insieme per scambiarsi gli auguri e condividere il tema della misericordia, non solo come istituzione ma come stile di vita. Questi i temi che hanno condiviso davvero tanti volontari e soci sostenitori all'incontro organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano.
Gli onori di casa li ha fatti il governatore Gabriele Brunini, che ha ringraziato tutti i volontari e i componenti della Misericordia per l'attento e importante operato che viene svolto durante l'anno, guardando soprattutto al futuro, quindi ai giovani. Stasera la festa di auguri del 2016 credo che abbia testimoniato che tantissimi giovani stanno avvicinandosi alla Misericordia più che nel passato e potrebbero tentare davvero un'azione di trascinamento per i tanti giovani che finora non hanno avuto la passione, il coraggio, la buona volontà di avvicinarsi alla Misericordia per aiutare il prossimo. L'occasione è anche quella di fare gli auguri a tutti i volontari nostri, a tutti i volontari della provincia di Lucca, a tutti i volontari delle Misericordie dovunque sono e a tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno dell'aiuto disinteressato, gratuito e caritatevole della nostra Misericordia. Dopo la proiezione di un video che ha riassunto l'attività del 2016, è arrivato il momento più importante della serata, quando sono stati presentati i giovani e nuovi volontari dell'associazione. Un segnale chiaro che guarda al futuro. Sin da piccolo sono stato affascinato, diciamo, dalle sirene dell'ambulanza. E da quando sono in Misericordia ho scoperto che non esistono solo quelle, ma anche il sociale. Il sociale è ad esempio il centro anziani che abbiamo noi in Misericordia o anche dare una mano alle persone bisognose. Buon Natale! E adesso ci spostiamo in Garfagnana e andiamo a vedere le immagini del tradizionale rito dei natalecci a Gorfigliano nel comune di Minucciano, l'accensione dei grandi falò fatti di legno, di ginepro e castagno che tradizionalmente appunto vengono bruciati il 24 dicembre. C'è stata la diretta sulla nostra emittente e vedremo un servizio nelle edizioni di domani del TG Noi. Adesso a Barga, dove si è rinnovato il rito tradizionale del presepe vivente. A Barga il Natale non è Natale da 36 anni a questa parte se non si celebra la tradizione del presepe vivente. Così, come tutti gli anni, l'antivigilia di Natale, con la stupenda cornice dell'antico castello di Barga Vecchia a fare da scenografia, e la partecipazione di oltre 150 figuranti e da quest'anno con una importante novità. Sinceramente abbiamo voluto cambiare il percorso, abbiamo cercato di fare una scommessa proprio per dare qualcosa di diverso al percorso del presepe. Abbiamo cercato di partire da Porta Reale e Porta Principale del Castello per far conoscere proprio a barghigiani e soprattutto ai turisti angoli nuovi, meravigliosi, caratteristici, proprio che se no non si sarebbero visti se non ci fosse stato il presepe vivente. Tanti anche questo 23 dicembre i visitatori della manifestazione, che è la più longeva tra quelle rievocanti il presepe che si svolgono in Valle del Serchio, ma che ha sempre un fascino particolare, come sottolinea il sindaco Marco Bonini. Beh, qui ormai è un appuntamento da non mancare, diciamo. Chiude la rassegna dei presepi viventi prima del Natale. La data del 23 è la data storica del presepe vivente a Barga. Sono 36 anni, ma sono 36 anni di emozione, di nuove cose, di una storia, ecco, che si rinnova cambiando ma mantenendo sempre il proprio valore e l'attenzione di tanti cittadini che sono qua a vedere anche stasera questa bella serata. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. Nessun dorma è scritto luminoso sulla porta della nostra città, Porta Elisabeth, come fosse scritto su tutto il territorio della nostra provincia, della nostra diocesi, dalla Carfagnana fino alla Versilia. Nessun dorma è l'opera di Puccini nota. È un bel saluto a chi arriva in città, ma anche la scrittura dice è ora di svegliarsi dal sonno perché qui nasce il Padre Eterno, mica una cosetta così. È davvero significativo questo invito a svegliarci, ma svegliarci di fronte a chi? A prenderci delle responsabilità. Io vi invito, in casa vostra avete fatto il presepe, le nostre villaggi, le città, le frazioni, le parrocchie, tutte hanno fatto presepie, no? Guardate le tre figure, Gesù, un bimbo, Maria, una donna, Giuseppe, un lavoratore. Sì, è ora di svegliarci dal sonno di fronte a un bimbo, è un fiore,
fiore delicatissimo, un bimbo, un adolescente, un giovane. Di fronte a un bimbo che cresce, credo che tutti noi abbiamo delle responsabilità educative belle. E faccio un appello alle tagliate a Lucca, al campo sotto le tende dei nostri rifugiati. C'è una donna in attesa di un bambino e mi dicono che a giorni nascerà. E io dico, ma è possibile far nascere un bambino oggi sotto una tenda? Pensiamo al freddo, all'igiene. È peggio che una capanna dove è nato Gesù. Ed allora c'è chi sta provvedendo, per la verità, ma se fosse una famiglia sul nostro territorio che dice la pigliamo noi questa donna, questo bambino, così almeno il periodo che nasce, è un appello bello, questo sarebbe davvero un Natale. Però vado anche sulla donna, Maria, una donna. Le nostre donne sono forti, però sappiamo anche la sofferenza che c'è dentro la donna oggi, all'interno di lei, attorno. Io dico la donna. È lontano dal pensarla come madre, come sposa, come sorella, però guardate, l'umanità ha bisogno della donna. La donna, il genio femminile, diceva Papa Giovanni Paolo II, il genio, ha un carisma la donna. E la donna madre fa ricca l'umanità. E così via, il lavoratore, Giuseppe, il lavoratore. Non entro su questo tema, faccio solo un augurio, che davvero i nostri giovani senza lavoro, chi è senza lavoro, l'anno nuovo, da parte di questa Natale, porti delle novità, perché senza lavoro non solo non si fa famiglia, non c'è il pane da casa, ma si è senza dignità, che i bimbi, le donne, l'uomo, lavoratori o lavoratrici, le donne, possano avere dignità a partire da questo Natale. Buon Natale a tutti. È tutto per la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.